Condanna pesante perché i reati sono puniti con pene pesanti, devo dire che secondo me è una condanna che non si giustifica, che il materiale probatorio non dimostra l'esistenza di una corruzione, e quindi non possiamo fare altro che aspettare le motivazioni, leggerle e certamente fare Scatta adesso la sospensione prevista dalla legge appello. È Severino. di diritto, quindi certamente scatta la sospensione. Grazie. Aspettavate questa sentenza? Confidavamo in una soluzione perché c'erano tutti gli elementi per assolvere. Le sentenze si commentano dopo che uno le ha lette e si leggono quando c'è la motivazione. Io non critico sentenze se non leggo prima la motivazione. Naturalmente non è il risultato che speravo, insomma, anche se, ripeto, per l'associazione a delinquere è riconosciuto che il fatto non sussiste. Condanne pesantissime, sono reati puniti con pene molto alte, quindi sapevamo che evidentemente in caso di condanna la pena sarebbe stata alta, perché la corruzione è un minimo di 6 anni, poi con le varie riduzioni. Sentenza che ci lascia assolutamente esterrefatti, perché eravamo assolutamente convinti dell'insussistenza di tutti i reati, ma in particolare dell'insussistenza delle corruzioni. Leggeremo la motivazione e faremo appello. Questi processi si fanno in 3 gradi di giudizio.